Buongiorno a tutti. Abbiamo citato il regolamento. Cominciamo a parlare del regolamento. Facciamo qualche considerazione. Non è il caso di raccontarlo perché penso che tutti lo conoscono, tutti lo criticano e quindi non... vediamo di fare solo qualche considerazione. Tanto il regolamento è entrato in vigore alla fine di aprile. Al momento, solo per darvi dei numeri, abbiamo circa 200 dichiarazioni per attività sperimentale. Ne abbiamo una cinquantina già pubblicate sul sito per attività, diciamo, di operazioni specializzate non critiche, e una cinquantina che sono in sviluppo. Questi sono i primi numeri, quindi a distanza di non molti mesi. Se consideriamo che appena uscito il regolamento le domande erano pochissime, c'era molta titubanza, molta incertezza. Oggi ne arrivano alla media quasi di 10 al giorno. Abbiamo una quarantina quasi di organizzazione di addestramento, abbiamo già una ventina di domande per consulenti su cui stiamo lavorando, abbiamo domande per certificazioni tipo. Perché ho detto i numeri? Subito per far capire e quindi discutere con voi se questo regolamento è entrato, come qualcuno diceva, a gamba tesa. È entrato a gamba tesa in un settore che si era autoregolato, un settore che viveva di per sé stesso e stava benissimo. Devo dire che i numeri ci danno conforto che vi è dalla comunità, penso da una buona parte della comunità, che ha capito che questo mondo, se è regolato, funziona bene, è nell'interesse di tutti, può permettere uno sviluppo industriale, può permettere business e può andare da una parte a incrementare la domanda e dall'altra creare opportunità per l'industria. Dal mio punto di vista è un fatto positivo quello di vedere queste domande, perché vuol dire che si sta uscendo dalla illegalità, ce n'è ancora molta, ce ne viene segnalata di continuo, non si possono fare i miracoli, ma il fatto che molti hanno capito che si può operare in legalità tranquillamente è un fatto, credo, estremamente positivo. Il percorso è ancora lungo, citava prima che chiaramente il regolamento non è scritto sulla pietra. Ma questi mesi a noi ci fanno capire, diciamo, se siamo sulla strada giusta o meno, che tipi di aggiustamenti possiamo fare. Sicuramente pensiamo che non è da stravolgere, ma dove se stiamo già iniziando a mettere mano è su un altro discorso, è su rendere sempre più facile l'applicazione del regolamento. Perché il principio è un principio, penso che in qualche modo sia sano. Noi ieri a Napoli discutevamo sulla genesi di questo regolamento, quali aspetti noi ci siamo prefissi quando abbiamo messo mano a questo regolamento, che non nasce così improvvisamente. Non so se per molti sanno, ma l'ENAC, che prima ancora era RAI, ha iniziato a occuparsi di questi sistemi a fine anni 90, allora c'era la Meteor, il Predator. Alla firma dell'ENAC sul permesso di volo ed è stato il primo aeromobile militare a volare spazieri civili. Siamo nel 2004. La legge del 2004 italiana, che fu fatta per dichiarare che gli aeromobili a pilotaggio remoto erano aeromobili, è una legge, credo che la prima che sia stata una legge del genere. Altri non avevano leggi, anche il SIA inglese è solo una circolare, non c'era questa. Quindi diciamo, abbiamo avuto tutti una serie di, come dire, di risultati da record. Qual è il problema? È di mantenerlo questo record, di non farlo sfuggire di mano. E il regolamento è nato anche su questa prospettiva, è nato su quella di facilitare da una parte la domanda e dall'altra la realtà industriale potesse soddisfare la domanda. La domanda da chi? Da tutti i possibili operatori. Quanti operatori? Quanti tipi di operazioni?
lascia a voi indovinare, non, la fantasia non ha limiti, ma sono anche attività concrete. Non solo le attività iniziali, quelle che voi vedevate, diciamo, del cineoperatore o del fotografo, del matrimonio, no, ci sono realtà molto importanti, realtà che hanno un significato economico per la comunità. Pensiamo all'agricoltura, pensiamo al controllo ambientale, delle frane, delle reti elettriche, tutto quello che volete, cioè c'è un ventaglio di possibilità ancora inesploso, che va esploso. Quindi da una parte è la domanda che deve essere sorretta, deve essere in qualche modo anche data, deve essere data la possibilità di espandersi, dall'altra deve crescere un'industria capace di rispondere alla domanda. Ma forse l'industria deve anche prima della domanda muoversi, perché non si può aspettare che la domanda sia pronta, perché poi cosa succederà? Ci sarà qualcun altro. Se voi pensate i numeri di alcuni costruttori, tipo quello cinese, che numeri sono già in grado di fornire. E allora la domanda da una parte è la realtà industriale dall'altra che può soddisfare questa domanda, ma la domanda diventerà sempre più professionale, le esigenze diventeranno sempre più sofisticate, mentre le prime esigenze erano quelle solo che potevano soddisfarsi con una semplice telecamera. Adesso si parla di usare LIDAR, si usa di fare misure infrarosse, di fare combinazioni di misure, andare direttamente a identificare quali sono le crepe su tutti i ponti in maniera automatica, senza. Quindi stiamo passando a sistemi diversi, ma è un po' come tutto, sempre stato in tutto il mondo. Prima si inizia in maniera artigianale, rispondendo ai minimi bisogni, poi man mano. E di qua, da quest'altra parte, quindi ci aspettiamo che siano costruttori in grado di fornire ai mobili a pilotaggio remoto di alta qualità, ma anche a prezzi contenuti per poter questo servizio essere effettuato. E queste sono un po' delle problematiche che sono a monte di questo regolamento. Perché il regolamento, da una parte, ha introdotto il concetto di dichiarazione, che è un concetto nuovo nello scenario italiano, dell'aviazione parlo, non in altri settori. La dichiarazione è un'autocertificazione, un'assunzione di responsabilità da parte dell'operatore, è un'apertura di credito verso l'operatore che può essere fatta in certe condizioni. In quali condizioni? Sicuramente per le attività meno critiche. E questo, diciamo, è il messaggio che abbiamo dato verso la domanda. La domanda può crescere, ci sono tante attività che devono essere sviluppate e noi cerchiamo in questa maniera di facilitarlo. Concetto di autocertificazione, in cui è la dichiarazione che viene registrata e noi non interveniamo tecnicamente. E su questo argomento stiamo ancora lavorando. Non tanto sul concetto, perché il concetto mi pare che ormai dopo un'iniziale difficoltà pare che sia abbastanza capito, quanto su come applicarlo. La nostra idea è di informatizzare la dichiarazione, cioè noi stiamo lavorando a rendere la dichiarazione online, cioè non, tramite online ci si potrà registrare al sito dell'ENAC, avere una password e direttamente compilare la dichiarazione secondo dei campi obbligati, mentre oggi i campi obbligati nascono dalla lettura del regolamento, della circolare, no? E anche di altri documenti che a chi è interessato diamo, lì automaticamente i campi saranno obbligati. Se uno non co compila un certo campo non può passare a quello successivo. Se fa confusione, si può. È un sistema che sono adottati anche in altri campi. Però diciamo, questo è il passaggio per rendere al momento che uno avrà compilato alla fine tutta la dichiarazione, automaticamente verrà registrato. Questo è quello che noi su cui stiamo puntando. Ci vuole ancora un po' di tempo perché purtroppo prima che i sistemi informatici saranno in grado di darci questo prodotto ci vuole ancora un po' di tempo. Però questa è la strada e qui siamo solo a 6 mesi dal regolamento che è uscito. Nel frattempo stiamo facendo una modifica già ai moduli che è un primo passo per andare verso quella strada in cui già in qualche modo meccanizziamo questi moduli per portarli a quelli. Quindi stiamo cercando di fare un passo perché dopo questa esperienza pensiamo che sia maturo il sistema e non c'è bisogno di fare un controllo come uno screening che abbiamo fatto finora sulle domande perché
alcuni erano, scusate, erano formalmente veramente inaccettabili. Adesso man mano vediamo che la qualità sta migliorando, noi continuiamo a seguirli, a telefonare in tutte le maniere, però pensiamo che siamo pronti per fare questo passo. E questo passo non solo aiuterà tutti quanti, ma aiuterà anche noi ovviamente, perché noi ci scaricherà, ci potremo dedicare più attività più importanti. Perché penso che il passaggio adesso è l'interesse a operare in aree critiche, in aree dove ci sono meno limitazioni, e quello dove noi vogliamo con voi far crescere la domanda, far crescere i produttori, i costruttori, perché questo è l'auspicio nostro, che ci sia un numero di costruttori in grado di produrre prodotti di qualità e confrontarsi in campo nazionale, ma anche in campo internazionale. Perché man mano che si faranno avanti anche i grandi utenti che oggi non si sono fatti ancora avanti, la protezione civile, vigili del fuoco, Ministero dell'Ambiente, Corpo Forestale, ci sono lì, ci saranno diciamo, le grandi esigenze e dovranno essere soddisfatte. Andare a controllare una frana a 3.000 metri è impegnativo. In quali condizioni? Di temperatura, di vento? E se lo devo fare, io devo avere un mezzo che è disponibile, andarci sempre, non è che dice oggi è disponibile, domani vediamo, no. Quindi devo passare, il messaggio è deve crescere il valore del mio prodotto. E anche per affermarsi in campo internazionale, perché i mercati sono ancora abbastanza chiusi, ma quando si aprirà il mercato americano, cioè quando ci saranno anche le regole lì, i numeri saranno enormi e quindi è un messaggio verso l'industria di prepararsi. Il nostro regolamento in qualche modo è un modo di aiutare a preparare. La dichiarazione è verso l'operatore, mentre l'autorizzazione, oppure, o meglio ancora la costruzione di tipo, è quello che noi stiamo portando avanti come discorso perché vogliamo che si arrivi alla costruzione di tipo, non solo quelli più grandi, ma anche quelli più piccoli, perché tramite questo processo il costruttore avrà tutti i suoi benefici. È chiaro che all'inizio ci deve essere un investimento. Ma senza investimenti non si fa niente. E il messaggio è quindi di andare avanti su questa strada. E noi stiamo costruendo adesso, molte difficoltà ci sono state segnalate, mancano le specifiche, è vero, c'è tutto da inventare perché ogni mezzo è diverso dall'altro. Anche ieri, che ero a Napoli, ad un altro incontro, ho visto mezzi di diversa fattura, caratteristiche geometriche. E quindi, però, stiamo cercando di elaborare dei requisiti minimi che diventano delle specifiche per questi mezzi di carattere generale che dovranno essere adattati ovviamente ad ogni tipico mezzo, ma soprattutto qual è il concetto? Il requisito essenziale è quello del regolamento, è il livello di safety. Quello è il requisito essenziale che poi lo vado a estrinsecare sulla parte elettronica, sulla parte strutturale, sulla parte elettrica, è ovvio ed è dipende dal livello di safety che mi aspetto. Più è alto mi aspetto e più saranno i requisiti che caleranno sui sistemi. E questo quindi è un messaggio su cui aspettiamo tutti quanti di muoversi all'industria, di cercare di avanzare, anche per l'altro motivo perché nei prossimi anni si arriverà ad un regolamento europeo unico ed è meglio essere già pronti ed essere già presenti con i propri prodotti quando verranno introdotte queste regole. Non sapremo quali saranno le regole, perché poi a livello politico diventa sempre una certa, come dire, un discorso di mediazione tra le diverse anime, perché i regolamenti europei in quel momento presenti non sono tutti uguali, ci sono delle differenze, forse anche dovute, diciamo, a condizioni locali che sono diverse. Tuttavia, diciamo quindi, è questo. E su questa strada stiamo anche muovendo, perché avevo promesso, qualcuno me l'ha rimproverato, che a fine settembre sarebbe stata uscita la linea guida sui 2 kg. Non è che ce la siamo dimenticati, anzi ci stiamo ancora lavorando, perché è una linea guida molto delicata. Perché mentre quella sul risk assessment è una metodologia, ce l'abbiamo, e a chi si interessa di aree critiche gliela diamo, ma quella su 2 kg è come dire, te sei autorizzato senza fare niente. Vuol dire che siamo confidenti che anche se quell'oggetto colpisce una persona non fa niente. Per
Per questo siamo ancora cauti, ci stiamo lavorando, ripensando, perché c'è già la linea guida, però quello che vogliamo fare è confrontare con qualcuno per verificare se l'applicabilità è accettabile o meno. Perché anche i bassi valori di energia cinetica o di velocità, ci sono tutta una serie di aspetti da considerare, perché anche una biglia è piccola, ma dipende non solo dall'energia cinetica, ma dipende dalla velocità. Ma poi dipende dal raggio di curvatura. Perché a parità di energia il raggio di curvatura diventa fondamentale. Quindi stiamo elaborando tutta una serie di considerazioni che speriamo che possa essere utile a chi, diciamo, c'è una buona fetta di operatori e costruttori interessati a entrare in un certo campo con meno limiti possibili e operare, diciamo, in tutta sicurezza. E quindi, diciamo, e anche questa è un'attività su cui stiamo muovendoci e speriamo di essere pronti al più presto, di essere tranquilli per poter uscire con questo documento. Questo è quello che stiamo facendo. La circolare, sapete che è in bozza, ma in realtà è rimasta in bozza non per motivi veramente tecnici, ma in realtà perché con le risorse che ho non siamo riusciti ancora a completare la stesura finale. Il nostro obiettivo è di entro fine anno, però per noi la consideriamo come un documento, diciamo, valido, perché le modifiche che ci saranno di natura più editoriale o piccoli aggiustamenti, ma non nella sostanza. Io non vorrei aggiungere altro, lascerei a voi se avete domande. Grazie a tutti. Grazie Ingegner Cifaldi. Se ci sono domande, penso che possiamo portare il microfono. Intanto vi chiedo se avete commenti, c'è un hashtag che è DroneItaly14 su Twitter, siamo felici di accogliere i vostri commenti e ovviamente di diffonderli. Se ci sono domande, se no passiamo al prossimo relatore che è l'avvocato Giovanni Torre dell'ENAV. Mani alzate? No, va bene. Ok, uno lì. Microfono lì. Buongiorno, sono l'ingegner Fulvio Tonon. Una domanda molto semplice, operazioni non critiche. Girando e parlando con vari costruttori, ho avuto due diverse opinioni in questo riguardo. In particolare, alcuni dicono che è necessario comunque avere un dispositivo per la terminazione del volo, ossia, parole molto semplici, staccare la corrente più paracadute. Secondo opinione, il paracadute, anche se fossimo a 70 metri, con i tempi di reazione o anche comunque se viene azionato automaticamente, non ha tempo di attivarsi e l'energia cinetica non viene alla fine ridotta sufficientemente, per cui noi usiamo solamente elettronica, ossia definiamo il volume in maniera all'interno del nostro sistema. Se il velivolo, o meglio il drone o il SAP, esce da questo volume, automaticamente ritorna alla base e questo è sufficiente. Volevo sapere se c'è una versione sbagliata o corretta, o come ci dovremmo. Ah, e siamo ancora nelle operazioni non critiche. Grazie. Grazie alla domanda, ma in realtà tutte le ipotesi che lei ha fatto non sono né sbagliate né corrette, ma sono tutte utilizzabili. È chiaro che va visto nel contesto in cui io sto operando e nel tipo di mezzo che io sto utilizzando. Qual è l'obiettivo? Se io volo in aree non critiche, giustamente io sto volando in un'area che se cade non succede niente. Quindi, qual è la prima ipotesi? Sta per uscire, io lo faccio cadere e quindi ho salvato. Prima che esce fuori dal bunker, io ho salvato la situazione. Altre soluzioni ci potrebbero essere, come un go, oppure paracadute, ma il paracadute io lo vedo più nell'ipotesi che
stia cadendo e quindi devo in qualche modo limitare la velocità verticale. E quindi se io esce, quindi non l'ho fermato, ma lui sta sorvolando e quindi ho perso il controllo, riesco ancora a farlo scendere col paracadute, ho risolto il problema. È chiaro che il paracadute ha una sua tempo di reazione, ha una sua efficacia al di sopra di una certa altezza. Vi faccio un esempio che viene dal discorso che stiamo facendo su quello sotto i 2 kg. Noi reputiamo che un'energia cinetica di 37 joule abbia come effetti, quindi vengono da studi medici, una probabilità molto bassa di causare lesioni gravi. Però adesso è accoppiata ad una velocità non superiore a 7,5 metri al secondo. Quindi se il paracadute riesce a farmi atterrare l'oggetto con questa velocità, la probabilità che io di colpire, quindi problema della testa, il cranio, e quindi di creare dei danni è molto bassa. Questo vengono da studi che abbiamo trovato in letteratura, che non fatti in particolare per questo mondo, ma fatti per l'automotive. Però sono tutti studi che ci confortano in certe scelte. Quindi direi le soluzioni possono essere le diverse, poi possono anche essere di tipo operativo, cercando di evitare di aumentare il buffer il più possibile, quindi avere più tempo, oppure avere degli shelter, che anche se lo perdo, insomma, le shelter naturali possono essere anche alberi, possono essere, quindi diciamo, c'è una ma ci sono varie possibilità che possono essere attuate. Per questo dicevo, non è che le ha fatto ipotesi, sono tutte giuste, bisogna calarcele nella realtà, quindi va affrontato caso per caso. E diciamo, in questo noi auspichiamo anche un altro aspetto, che è quello, diciamo, delle organizzazioni qualificate, organizzazioni che abbiano capacità, perché lei ha fatto una domanda, insomma, in maniera qualificata, però diciamo spesso le domande arrivano come punti interrogativi così buttati lì. In realtà va un po' tutto elaborato e non sempre ognuno ha la stessa soluzione. Sì, volevamo a questo punto poi passarle alla fine perché per facilitare gli altri relatori, però se le potete scrivere, darcele volentieri, vi richiamiamo poi alla fine degli interventi. Una domanda scomoda come sempre a quelle che le faccio: quando pensa che realisticamente parlando le operazioni in aree critiche potranno essere effettuate anche da molti operatori, non solo da quelli già attualmente autorizzati? Un numero, una cifra, 6 mesi, un anno? No, operazioni in aree critiche, già alcune operazioni sono state autorizzate e continuano a essere autorizzate. E il problema non è tanto di tempi, i tempi anche oggi, insomma, se uno è in condizione di farle. Il problema nasce dalla capacità di dimostrare che io in aree critiche sono in grado di dimostrare il livello di safety. Il problema è un problema più culturale, perché andare a operare in aree critiche è necessario fare tutto un certo tipo di analisi, che come parlavamo prima con, diciamo, nel discorso delle aree non critiche, c'è da valutare nei vari contesti, perché critica non vuol dire sempre critica nella stessa maniera, ci possono essere soluzioni diverse a seconda della tipologia, ma anche, dipende anche dal tempo che io impiego. Se io voglio avere una autorizzazione per operare in aree critiche, sine die, è un conto. Se io dico la voglio fare oggi uno spot di 2 minuti, è tutto un altro discorso. Teniamo conto anche della probabilità di avere un problema durante quell'arco, cioè va sempre calzato. Quindi noi siamo pronti a, perché diciamo le autorizzazioni per le critiche, al contrario di creazioni, vengono valutate da noi, siamo pronti a discuterle e valutare qual è la soluzione migliore, quindi non abbiamo nessuna, assolutamente, appena ci chiedono la domanda noi siamo pronti a discuterne. Volevo dire ai colleghi giornalisti,